Uno shuiru passilogi inca-zinca ci porta oggi in antagona di un castillà semi davanti a un simbolo di Agazinca e per parlare dell'importanza di suo monumento qui è mascontra Stefano Orsini che si occupa di un patrimonio per la comunità di comuni Castanice-Agazinca. Buongiorno. Salute. Va bene? Alors, on a dit que c'était un symbole, cette église de Saint-Branca. Qu'est-ce qui fait que c'en est un pour la Casinque? Parce que c'était le centre religieux de la région. C'était la pieve de Casinque, l'église principale au cours du Moyen-Âge de toute cette micro-région donc, qui va du Golo jusqu'au Fiumalte et de la mer jusqu'au Sant'Angelo. C'est une église qui est mise en valeur, qu'on voit de la route, qui représente la région, qui est centrale aussi pour ses habitants. Elle a une importance particulière pour les Casinquesi. Alors, pour les Casinquesi, oui, elle est très importante. Ouais, plus importante aujourd'hui, bien sûr, pour la commune de Castellar et qui l'accueille. Mais elle a eu par le passé ce rôle donc, de centre religieux. Et puis aujourd'hui, au niveau architectural, elle est emblématique parce que justement, elle est bien située, on l'aperçoit. Et puis aussi parce que s'y développe encore pour la fête patronale, pour le 12 mai, puisqu'elle est consacrée à Saint-Pancras, à Saint-Branca, la fameuse foire de Saint-Pancras. Monumento storico d'apoio 1926, a Chiesa Saint-Pancras, e a Solei Gorziga dave tre absidi, che l'edificio è di nuovo dedicato a Santa Maria e San Gian Battista. Pardon. All'interno si ritrova un'architettura romana sputiga. E a Bolinta c'è di fare a Chiesa Pievali di Casinca un luogo io e un arnesi a prod un turismo di ratto, erdio patrimonio. Il y a encore une dimension culturelle dans cette église, on le voit avec le catéchisme, je crois qu'il y a aussi des baptêmes, des mariages, des enterrements. Vous, au niveau patrimonial, on dira quel projet vous avez à la communauté de communes pour ce bâtiment important pour la Casinque. Alors c'est vrai que la dimension culturelle a été retrouvée après des siècles d'abandon. La commune a fait beaucoup pour la restauration du monument et de ses abords. Et aujourd'hui, on peut d'une certaine manière récupérer ce joyau pour l'intégrer dans un grand projet que mène la communauté de communes. C'est la démarche de la Belle Pays d'Art et d'Histoire où justement on va mettre en avant le patrimoine, notamment le patrimoine religieux, mais pas seulement, le patrimoine des villages, le petit patrimoine bâti, le patrimoine agricole, enfin tout ce qui fait l'identité du territoire et essayer de bâtir un tourisme maîtrisé et surtout un tourisme à l'année et qui soit justement au bénéfice des habitants de ces villages. Una volontà di crea dinamismo qui si ritrova più a largo in la comuna di Castellar e di Casinca, portata da un sviluppo di Asopiadia, Asopopulazione è cresciuta d'80% in 30 anni. Saluto Jean-Marie. Saluto a voi. Va bene? Va bene. Allora, o Castellà di 700 abitanti in tutto, qui in paese siete più o meno 120. Come si conosce lo sviluppo di una comuna così, che è spartuta tra o paese di un lato e la piaggia dell'altra parte? Beh, con tutte le leggi che c'è, è più difficile. Chi sono queste leggi che sono dure di parlare? La legge clima e resilienza? Clima e resilienza, dopo c'è la legge mare e montagna, che si aggrogano. Sapete come me? Se non dici sì, e l'altro dice no, è più difficile. Un paese di Castellà ferma vivo, c'è un fiato nel suo paese che ferma? C'è qualche giorno che, perché abbiamo privilegiato un paese, c'è qualche giorno che si installano, ma il problema che si pose nei paesi, è che gli chi parecchi gas sono biode, non so niente che stanno mica qui, faccio che per ripopolare i paesi, cioè che la gente che ha nei gas, cioè perché delle lune, ma questa... Di astrafare, perché il problema è che, vedete come il paese, non tu, come si dice, non tu la cuccola, e per costruire è più difficile. Ma invece che a piano è più facile. Ma oui, c'è quantunque una vita, c'è un commercio, per un detto. C'è un'epizzeria in questa piazza, che si è aperta, quelli che danno, non mi credo di Gioia, e tutto il mondo prova a piacere qualcosa, perché la continuità sarà a campa. Come la maggior parte dei comuni di Rudiano, il Castellà cerca di svilupparsi sempre di più, da mantenere appena avviato per i paesi casinchesi, da montagna fino a piaggia.